Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Ark vi parla. Adesso che abbiamo finalmente raccolto tutte quante le informazioni della Season 2, voglio come sempre un pochino analizzarle. Avrete quindi il video con tutti quanti quelli che sono i documenti, le registrazioni audio e i manufatti, e devo metterlo in questa season ci sono tantissimi oggetti sparsi in giro per epidemia, tutto il resto che sono i documenti e registrazioni sono veramente poche, ma sono comunque molto molto interessanti. Come sempre ci ricolleghiamo a quelle che erano le discussioni per la mappa futura forse a Berlino, un remake forse di Kino e Verrucht, e in aggiunta a tutti quelli che sono i classici collegamenti ai personaggi del gruppo Omega, quindi la dottoressa Alexandra Valentina, Peck, Kravchenko, tutti i personaggi ovviamente del gruppo Requiem e tante altre cose interessanti relative al recupero di Samantha da Farbaza Z e tutte quante le analisi, ovviamente i test che hanno fatto su di lei, perché ovviamente lei teoricamente è stata via per diversi mesi nell'etero oscuro e altre cose secondo me molto molto interessanti su cui in futuro potremo avere diverse discussioni particolari per quanto riguarda sia personaggi che potrebbero tornare come sempre una discussione magari su Richtofen e anche questo personaggio dell'etero oscuro che continua a mandarci registrazioni audio e informazioni e forse in futuro potrebbe diventare un personaggio chiave. Godete di tutte quante queste informazioni, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un abbraccio, alla! Parla il capo sezione Heinrich Meyer di Berlino, ufficio di Requiem. Weaver, qui si è presentato un problema. Fonti affidabili danno la dottoressa Alexandra Valentina del gruppo Omega KGB Spetsnaz a Berlino Ovest. È stata vista esaminare diversi luoghi in città. Obiettivo sconosciuto. È a dir poco preoccupante. La dottoressa Valentina è coinvolta direttamente nella ricerca interdimensionale di Omega. Se è qui, prevede che accadrà qualcosa o vuole causarlo. Weaver, finora è stata una fortuna che Omega abbia condotto le sue operazioni principalmente in aree rurali isolate. Berlino, invece, è il punto focale della guerra fredda. Il mondo ci osserva costantemente. Se dovessero avviare un'operazione qui, una squadra sta cercando di intercettare le sue comunicazioni. Se ci riuscirà, ti avviserò.
Silver, parla Meyer, caposezione di Berlino. Domanda urgente. Hai ricevuto il promemoria che ho inviato sabato? Se sì, perché non hai ancora risposto? Perdonami, ma non credo che qualcuno a Langley capisca la gravità della situazione. La dottoressa Valentina è qui, a Berlino. La città è divisa. Est e ovest sono ai ferri corti. Se dovesse fare qualcosa di drastico, le conseguenze potrebbero essere disastrose, e non solo qui. Fammi solo sapere come procedere. Personalmente vorrei che un team d'assalto Requiem fosse già diretto qui, ma lascio a te la decisione. Tutto qui? Deve esserci dell'altro. Le assicuro, dottoressa Valentina, che è tutto. Ricerche sulle permutazioni membranali? E i moduli per la distorsione particellare? C'è tutto ciò che deve sapere sugli squarci dimensionali mirati. Perfetto. Consegna tutto a questo indirizzo. Ma non lo porta via con sé? C'è un problema con il mio ordine? No, no, pensavo che... Pensare può essere pericoloso. Non credi, compagno? Consegnalo all'indirizzo. E vedi di non farti scoprire da Peck. Mi creda, è metà della ragione per cui faccio tutto questo. E l'altra metà? Beh, e per il bene della madrepatria, ovviamente. Ma certo, per la madrepatria.
sopporto le scuse, ascolti e basta. L'avamposto 25 è caduto. Lei mi ha deluso. Ha mai visto qualcuno che mi ha deluso? Niet. Sono tutti morti. Tuttavia, stiamo ricevendo la sua ricerca. È l'unico motivo per cui sono disposto a chiudere un occhio. Ma dovrà farsi perdonare. Gli americani e il loro gruppo Requiem minacciano le nostre operazioni. Ha un'altra possibilità per mantenerci in vantaggio. Una. E lei lo farà. Ora dimentichiamoci di Requiem. Goriev si occuperà di loro e della talpa, personalmente. Lei si concentrerà sul suo lavoro. Voglio qualcosa che dimostri a Mosca che non stiamo sprecando risorse. Kravchenko, chiudo. È divertente essere in fuga. Tu lo sai meglio di chiunque altro. Ho notizie, brutte notizie. Le operazioni di Omega si espandono, purtroppo nel modo che più temevamo. Abbiamo notato un picco di attività nel cuore degli Urali. Ogni giorno arriva sempre più gente. Si vocifera di una operazione speciale. Come dicevo, brutte notizie. Provo a scriverlo, ma le parole mi sfuggono. Guardo ciò che ho scritto e lo capisco appena. Io sono Maxis, Samantha Maxis. Questo lo so. Ero in missione. Sono ancora in missione. Ravenoff, Weaver. Ho scritto questi nomi più e più volte. Devono essere importanti, ma non quanto End Station. È tutto ingarbugliato. So che cerco Requiem. Conforto, pace. Io spero che siano la stessa cosa. Non so come né perché, ma sto ricordando. Mi dispiace se prima ero arrabbiata.
non ero io. Se lo ero, non era quella che volevo essere. Ho fatto una promessa. Una che non ho mantenuto. Mi dispiace. Mi dispiace davvero tanto. Avrei voluto proteggerti. Non l'ho fatto. Devo aver ceduto alla rabbia. Ho fatto cose che non avrei voluto. Di alcune mi pento, di altre non mi pento affatto. Peck, Peck, Peck. Si merita qualsiasi dannazione io gli abbia causato. Spero che bruci in un inferno peggiore del mio. Fyodorov, gruppo Omega. Ci hanno esentati dalla raccolta di Ethereum. Ora l'incarico è affidato alla Feccia, ai nemici dello Stato. Abbiamo l'ordine di mappare l'etere oscuro. È così che Peck chiama questo posto. Vorrei vedere lui a perlustrare questa follia. Qui ho visto delle cose. Cose inspiegabili. E oggi, mio Dio, di solito i grandi gruppi di infetti sono caotici, masse senza cervello, ma oggi ne ho trovati a centinaia, stranamente organizzati. E i loro abiti, che fossero uniformi, non ho osato avvicinarmi, ma sembravano proprio... No, no, è impossibile. Non può essere. Questo posto ti confonde. Io ho solo bisogno di riposare.
un miglio Spilenco. Trovò una moneta Spilenca su una scaletta Spilenca. Acquistò un gatto Spilenco che catturò un topo Spilenco e vissero tutti insieme in una casetta Spilenca. Una volta una donna incontrai, tutt'altro che Spilenca la sua andatura. Mi disse di non abbattermi mai, nonostante il mio aspetto facesse paura. Mi disse che non ero indegno. L'accento tedesco mi ha confuso, ma presi le sue parole come fossero un segno. Ricostruiremo questa casa Spilenca in disuso.